Onori al locotenente Vincenzo Cinque, eroe della polizia municipale di Napoli. È stata accolta tra la commozione generale la salma di Vincenzo Cinque, ultima vittima di quella che ormai tristemente nota come la strage di Secondigliano. Cinque, appartenente al corpo della Polizia Municipale, è rimasto gravemente ferito durante la follia omicida di Giulio Murolo. L'infermiere, con la passione per le armi, che 2 mesi fa uccise sorella e cognato e poi iniziò a sparare dal balcone di casa. Il coraggioso agente è stato colpito in quei concitati istanti. La sua battaglia per la vita è durata più di 60 giorni, 60 giorni di agonia che hanno lasciato sperare tutti quelli che lo volevano bene, ma che non sono bastati. I funerali del luogotenente si sono tenuti proprio a Secondigliano, nella chiesa della Resurrezione al Rione Monterosa. Ad accogliere nell'ultimo viaggio il corpo di Cinque è stato il picchetto d'onore della Polizia Municipale. C'era anche il comandante del corpo di Polizia Municipale, Ciro Esposito, che in quella strage ha perso 2 agenti valorosi. All'ingresso dell'edificio sacro una corona di fiori del sindaco di Napoli che ha partecipato alla cerimonia, ma soprattutto tanta, tantissima gente, tra parenti, amici e semplici cittadini che hanno voluto rendere omaggio a quello che qui in quartiere è senza dubbio considerato un eroe. Tante le emozioni, tanta l'amarezza, tanta la tristezza di una ferita ancora aperta per la città partenopea che a distanza di 2 mesi torna a sanguinare nel modo più doloroso.